Mi perdonerete, ma avevo deciso di non continuare più su questo argomento, ma mi rendo conto che è come il miele, no? Che attira le api, perché è bello sentire come Dio ci salva e come Dio ha salvato tante anime e può ancora salvarci attraverso il ministero, la missione, la vita, l'esempio, il messaggio di Padre Pio da Pietrelcina. È bello sentirsi dire quanto mi sei costato. Ancora oggi Padre Pio credo che ripeta a ciascun uomo, anche se non l'abbiamo conosciuto, ma ammiriamo la sua vita, cerchiamo di imitare la sua vita. Padre Pio continua a dirci quanto mi sei costato. Perché sentire dire quanto mi sei costato da qualcuno che ci ama è una grande carezza al cuore, un grande incoraggiamento e un grande fuoco che ci scalda la vita e che ci scalda l'esistenza. Bene, vogliamo ancora dire qualcosa. Padre Pio aveva un amore ardentissimo per Dio. E quindi questo suo amore ardentissimo per Dio lo portava per natura, per conseguenza naturale, ad amare l'uomo. Pensate che Padre Pio scrive nell'epistolario queste parole: «Preferirei mille volte la morte, anziché determinarmi ad offendere un Dio sì buono». Il solo pensiero che lui potesse offendere Dio con la sua vita, con i suoi peccati, questo lo portava a desiderare la morte. E difatti Padre Pio per un periodo chiese ai suoi figli spirituali di fare delle novene perché il Signore lo potesse chiamare a sé, non perché voleva fuggire dalla sofferenza, ma perché veniva tormentato da questa paura di offendere il Signore. E quindi lui diceva: una volta che io muoio non lo posso più offendere, non posso più peccare. Ed è chiaro che questo amore si riversa negli uomini, come diceva. Ed ha ragione, lo leggiamo nella prima lettera di Giovanni, dove dice che chi dice di amare Dio e odia il fratello è un bugiardo. Chi ama Dio ama sempre l'uomo. Chi ama l'uomo non sempre ama Dio, perché vi sono anche degli uomini e delle donne che amano gli uomini ma non riconoscono Dio. Che poi noi diciamo che quell'amore è comunque un segno del fatto che ogni uomo e ogni donna ha in sé il carattere di Dio, questo è un fatto che noi credenti diciamo affermiamo, ma che non possiamo imporre a chi non crede. Però chi ama Dio ama sempre l'uomo, è naturale ed è conseguenziale. Ecco il motivo anche della severità che Padre Pio ha dovuto usare nel sacramento della confessione. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.